Grazie. Allora, oggi voglio mostrarvi le mie ultime creazioni del periodo, alcune già inerenti al Natale, che è il mio periodo dell'anno preferito, se non si era ancora capito. E niente, per poi vederle meglio queste cosine, perché qua la luce purtroppo è quella che è, vedrete, le foto su Facebook che sono già state pubblicate da un po', con accanto una mini descrizione e relativo prezzo. Ogni cosa che vi farò vedere in Fimo ovviamente sarà poi riproducibile a vostro gusto, quindi ad esempio questo qua è il primo, è un macaron e fucsia con all'interno il cioccolato, però se vi piace di un altro colore io ve lo posso riprodurre. Poi ho fatto la fragolina immersa nel cioccolato. Poi questo qui è una girellina con all'interno un po' di marmellata di fragola. Poi questo qua è il cookie, il biscotto tipico inglese. Poi questo pasticcino con questa glassa verde e le due roselline sopra. Poi ho fatto queste macchine fotografiche qua. Poi questa caramellina qua, poi ho fatto la bocca, molto simpatica. Poi questo qui per il Natale c'è il cappellino di Babbo Natale. Poi abbiamo l'orsacchiotto di pezza. Poi qui il croissant. Fatto così, questo qua ve lo faccio vedere, ma fa schifo, non mi piace. Ci sono due mini croissant. E poi questo ho utilizzato una pietra in vetro che mi è stata regalata e l'ho inserita appunto qua. Purtroppo qui è un po' scheggiata, mi era arrivata già così. Però è molto d'effetto. Se poi vedete la foto, vedrete la luminosità che c'è al suo interno perché ci sono tutte queste venuzze. È molto molto particolare. Poi adesso passiamo così a quello che mi capita tra le mani e ci sono questi orecchini qua a stella. Poi questi qua che mi piacciono tantissimo, chissà come mai. Fatti con queste due piccole pietrine in vetro e questi rosa così in plastica. Poi ho fatto questi qua che sono dei cuoricini e ci ho messo due perline nere, molto molto carini. Ecco, magari io ve li lascio qua così si vedono un pochino meglio. Poi, sempre della stessa fantasia, ci sono anche i fiorellini. Poi ho fatto questi qua sul arancione, arancionati con queste macchie nere. Ecco, così almeno si capisce. Poi queste qua mia mamma mi ha fatto notare che sembrano proprio le palline di Natale. E sono due perline in vetro con delle come si chiamano? Delle linee sull'azzurrino. Adesso non so se si notano. Ecco, vedete queste venuzze qua. E infatti sì, sembrano un po' le palline di Natale, però molto molto carine. Poi questo materiale qua, questo vetro qua è stupendo perché è tutto strano, bello luminoso. Mi piace tantissimo. Poi anche queste sono particolari, sono in color oro, ma vedete, sono una diversa dall'altra. Poi ci ho messo questi microcristalli neri. Poi ho fatto questi qua che sono le gelatine, quelle caramelle gelatinose a forma di orsetto. E per ora ho fatto questi due colori qua, azzurro e rosso. Molto simpatici. Poi questi qua sempre in vetro sul verdino, verde acido. Non so se si vede, cerco di fare delle ombre, ma non è che si vede benissimo il colore. Poi questi qua invece sono in plastica, molto molto carini, queste gocce
viola, lilla, proprio come la mia tovaglietta qua sotto. Anche queste sul viola più trasparente, poi ho messo questo microcristallo sempre sui toni del lilla viola. Queste qua di nuovo in vetro sui toni del lilla fucsia. Poi questi qua sono in madreperla azzurro. E poi ho messo questi fiorellini sempre sui toni dell'azzurro per richiamare, fare un po' di decoro. Poi ho fatto questo braccialettino qua, che adesso vi sistemo così. E ho messo questi qua che sono i guantini, le manopole proprio che ricorrono a Natale, infatti le ho fatte rosse. E poi questi qua sono i cappellini sempre di Babbo Natale, come avete visto l'anello li ho fatti anche così. Poi ho fatto orecchini semplicissimi a bocca. E poi gli stessi non ce li ho qua, però li ho fatti anche a perno, quindi senza la monachella. Poi ho fatto così per sperimentare un po', visto che mi era stato chiesto mi era stata chiesta l'ancora. Allora ho fatto questa catenina con giusto il ciondolino con l'ancora, anche se non è il tema marino questo periodo, però l'ho fatta lo stesso. Poi ho fatto questo braccialettino qua con questi cuoricini, vedete sono in 3D, sembrano un po' palline di Natale, e due invece sono piatti, ecco vedete questo qua è piatto anche questo. Poi ho fatto gli orecchini così ad albero di Natale, uguali li ho fatti con le calze di Natale con sopra i pupazzetti di neve. E poi ho fatto, non poteva mancare, Babbo Natale. Eccolo qua. Questi qua sono, vedete, con la monachella semplice. E poi li ho fatti anche, adesso ne faccio vedere solo un paio, tanto li ho fatti sempre uguali, con questa monachella qua. Quindi rimane un po' tipo orecchino a cerchio col pendente. E questa l'ho fatta appunto con tutti questi charms natalizi. Poi ho fatto questo braccialettino qua con questi budini in fimo. Poi, come ho fatto gli orecchini, ho fatto anche la serie delle catenine. Queste qui sono corte, comunque fanno solo il girocollo perché è più carino averlo un po' corto questo gioiello rispetto ad averlo un po' più a catena lunga come altre collanine che ho fatto. Quindi c'è così, poi c'è il babbo e poi c'è la calza. E poi, ultimissima cosa che vi faccio vedere, sono questi. Come ho fatto la bocca a perno. Aspettate che magari li giriamo giusti. Ho fatto anche il cappellino natalizio a perno. E voilà, questi erano tutti i miei bijou dell'ultimo periodo. Adesso mi sto dando grande da fare. Infatti oggi di nuovo mi dedicherò un po' alle mie creazioni, forse più alle perline perché sembra che mi tengano un po' meno tempo, quindi riesco a fare qualcosina in più e quindi magari ci vediamo al prossimo video con nuove creazioni. Ciao ciao!